Come hai passato quest'anno da Miss e come questa esperienza ha cambiato la tua vita? Ho sempre detto, visto che questa domanda me l'hanno fatta spessissimo, che fare la Miss in realtà è una missione, perché comunque viaggi parecchio, sei spesso all'estero e molte volte è difficile. La gente da fuori non si rende conto di quanto sia complicato fare un lavoro del genere, perché comunque spesso, sai, si associa un po' la frivolezza a questo tipo di mestiere. Invece è davvero una missione, perché comunque è un mestiere che ti porta a stare a contatto con realtà differenti, con paesi diversi dal tuo. Per esempio, Miss Mondo, nella fattispecie, si occupa molto di solidarietà, quindi sai, spesso siamo andati anche in delle case di cura, oppure siamo stati a contatto con dei bambini che avevano problemi fisici, o anche con l'associazione di Nelson Mandela. Abbiamo lavorato spessissimo e non è semplice, non è semplice, perché comunque sì, è vero, probabilmente sei pagata per fare queste cose, però mentalmente il tuo stato d'animo è aperto a qualcosa che sia differente dal mondo della televisione o dal mondo della fotografia, o semplicemente del bell'abito da sera da sfoggiare durante una cena di gala. Per cui è davvero una missione, l'ho sempre detto e sempre lo dirò. Per cui, ragazzi, se volete fare le Miss, pensateci bene, perché è impegnativo. Non è solamente quello che si può vedere dall'esterno, c'è molto più dietro, c'è la fatica e c'è l'impegno. Sempre, sempre, perché comunque devi stare 24 ore su 24 a disposizione di uno staff che comunque non so, ti può chiedere di viaggiare, di partire dopo 2 ore, oppure di prendere un aereo per il Sudafrica, come è capitato a me. Mi hanno chiamato la sera e mi hanno detto: guarda, domani parti per il Sudafrica, stai un mese fuori. E che fai? Dopo che comunque hai accettato di vestire questo ruolo, è normale che comunque tendi un po' a sopportare, tra virgolette, perché poi è una bella sopportazione, a sopportare questi compiti che ti danno. E Miss Mondo è un po' più pesante rispetto agli altri concorsi, perché, ripeto, comunque ci sono anche delle situazioni diverse rispetto alle feste o quant'altro. Quest'estate invece hai la possibilità di rimanere qui perché sarai la madrina della fiera di Messina. Sì, sono felicissima perché io dico spessissimo che mi piace lavorare nel contesto della mia città, mi piace molto di più lavorare a Messina piuttosto che fuori, perché far qualcosa in un ambiente che conosci, un ambiente a te familiare, è del tutto diverso. Io ho piacere quando un'azienda mi chiede di sponsorizzarla, oppure quando il commissario mi chiamò e mi disse: guarda Claudia, ti piacerebbe fare la madrina per la fiera di Messina? Io dissi immediatamente di sì, senza neanche pensarci 2 volte, perché comunque ritengo sia utile far qualcosa anche per la propria città, perché è importante non pensare soltanto all'estero, oppure sai, spesso si pensa a Milano, Milano come capitale della moda, quindi il lavoro facile che viene andando fuori. Invece lavorare nella propria città è gratificante, più che andare fuori. Yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front fire, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh. Time and I need a time, baby, cause this is Africa. It's time for Africa.
bring it so fast. Choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front fire. Everyone's watching. You know it's serious. We're getting closer. This isn't over.